Questo programma è offerto da Farmacie Pharmacom, da sempre al vostro servizio. Buonasera e benvenuti a In Salute, l'appuntamento del mercoledì tutto dedicato alla salute e al benessere. Insieme ai nostri ospiti impariamo a prenderci cura di noi stessi, della nostra salute e a fare prevenzione. E di prevenzione parleremo proprio anche stasera con il dottor Luca Magni. Dottor Luca Magni, specialista in medicina dello sport e osteopata. Buonasera, buonasera dottore. Buonasera Marilena, grazie per l'invito. Grazie a lei dell'averlo accolto. Parleremo appunto dell'attività fisica, del fare movimento e soprattutto, con l'arrivo della buona stagione, farlo all'aria aperta. Ma prima dell'approfondimento con l'esperto, la nostra scheda introduttiva. Fare attività fisica fa bene alla salute. Una regolare attività fisica aiuta a diminuire il rischio di patologie e anche effetti positivi sulla salute psichica della persona. Studi scientifici confermano che l'attività fisica migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2, diminuisce i livelli della pressione arteriosa e del colesterolo, così come il rischio di sviluppare malattie cardiache, previene e riduce l'osteoporosi oltre ai disturbi muscoloscheletrici, produce dispendio energetico e mette a riparo dal rischio di obesità. Negli ultimi anni, a causa della pandemia da Covid-19, vi sono state limitazioni al movimento quotidiano e all'attività fisica. Lockdown, smart working, didattica a distanza hanno alimentato la sedentarietà. Dobbiamo recuperare e imparare anche nella quotidianità piccoli gesti, come lasciare l'auto a casa e camminare, non prendere l'ascensore e fare le scale. Con la bella stagione dovremo trarre grande beneficio da fare attività motorie all'aperto, dove si può respirare aria più pulita e facilitare la respirazione, a vantaggio anche delle funzioni cardiovascolari. Lo sport all'aria aperta, grazie ad un apporto di ossigeno maggiore rispetto alle attività al chiuso, migliora il processo di ossigenazione dei muscoli, incrementandone la forza. L'esposizione alla luce del sole aumenta la produzione di vitamina D, fondamentale per il corretto assorbimento di calcio e fosforo nell'organismo. Non dimentichiamoci poi che il verde della natura è il colore della tranquillità e effetti sulla nostra psiche, aumentando i livelli di serotonina e di conseguenza è favorito il buon umore. Dunque, dottor Magni, fare attività fisica, fare attività motoria fa bene. Ce lo siamo dette altre volte proprio in questa trasmissione. Ecco, fare attività fisica all'aperto fa ancora meglio? Sicuramente il fatto di... Noi siamo delle macchine che per poter stare bene, per poter funzionare bene, hanno bisogno di muoversi. E quindi qui è il primo concetto che bisogna sempre mettere in testa a tutti, è che la sedentarietà è uno dei problemi più grossi a cui noi dobbiamo combattere e lo facciamo... tutti quanti noi facciamo il mio mestiere, praticamente quello del medico sportivo, cerchiamo di stimolare, di proporre ai nostri pazienti, ma anche non ai pazienti, soprattutto a quelli che vogliamo che non diventino pazienti, l'attività fisica, proprio perché si è visto nella scheda introduttiva quanto sia importante e quanto sia variegata i vantaggi legati appunto all'attivazione del nostro corpo. Quindi, andiamo a vedere proprio questi vantaggi. Cosa ne trae soprattutto beneficio nel nostro corpo? In generale, come si è detto anche nelle altre trasmissioni, ma anche ora nella scheda introduttiva,
l'attività fisica provoca una riduzione di tutti i fattori di rischio cardiocircolatori, perché ostacola l'eccesso di peso, diciamo, che introduce una delle maggiori, diciamo così, regole per poter calare di peso. Noi sappiamo che per calare di peso, oltre alla dieta, è necessario aumentare anche il dispendio energetico. Quindi sappiamo quanto invece chi fa solo una dieta senza attivare la muscolatura e quindi il dispendio energetico tende spessissimo a riprendere il peso quando interrompe la dieta. Quindi le due cose si combinano insieme, e calando di peso in un mondo, diciamo, dove vige purtroppo come fattore di rischio per la malattia cardiocircolatoria appunto il sovrappeso e l'obesità, chiaro che rappresenta una dei metodi migliori, più naturali, per poter ostacolare questa tendenza. Ma poi si è visto anche un miglioramento per i diabetici, che per esempio tanti anni fa, quando ancora io non ero laureato, specializzato, avevamo difficoltà a fare lavorare i diabetici nello sport, perché si pensava che l'attività fisica potesse incrementare gli effetti negativi, avere degli effetti negativi sull'equilibrio metabolico, che nel diabetico non è perfettamente in equilibrio, non sempre. Ora, con le migliori terapie che ci sono e con anche miglior capacità di controllo da parte dei diabetici, abbiamo potuto introdurre un metodo di lavoro anche per i diabetici che se ne avvalgono moltissimo, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico. Immaginiamoci un ragazzino che è diabetico e che praticamente non possa fare nessun tipo di sport. È deleterio sia per il fisico ma anche soprattutto per la mente, perché si sente un emarginato. Anche l'approccio della medicina è cambiato in questo senso. Esatto. Prima si invitava a riposo, dopo un infarto per esempio la persona stava a riposo, adesso invece si invita a fargli fare movimento. Assolutamente sì, anche questo è una delle cose che è cambiata nel corso degli anni. Di fronte a un cardiopatico abbiamo, diciamo, la esigenza di incrementare, sempre chiaramente sotto controllo, le attività fisiche finché questo sia possibile, perché in realtà dopo un infarto, dopo comunque una patologia cardiocircolatoria, noi abbiamo man mano che si fa fare attività un incremento delle capacità prestative via via che si va avanti. Quindi bisogna stare attenti, poi una volta che noi cresciamo con le attività somministrate al cardiopatico, di non superare un certo limite, perché sennò si corre il rischio della recidiva. Quindi l'attività fisica sì nel cardiopatico è assolutamente importante, perché si vedono i miglioramenti delle capacità prestative, però sotto controllo, per non rischiare delle recidive. Ma anche l'attività respiratoria ne trae vantaggio sicuramente. Sì, questo è un dato di fatto. E soprattutto qui si rientra un po' nel tema di oggi, all'aperta. Perché al chiuso, come sappiamo, pur essendoci le palestre che hanno delle attrezzature ben organizzate, però non si potrà mai avere l'ossigenazione all'aperto. Però attenzione, bisogna vedere dove. Perché, all'aperto dove? Perché se no, se uno lo fa in mezzo alle macchine con lo smog, è chiaro che questo è meglio magari in palestra. Però sicuramente fatto all'aperto. In una struttura, può essere, da noi abbiamo il parco di Garceti, ma ci sono tante aree, diciamo, ben arieggiate, e in questi casi chiaramente ha dei vantaggi enormi. L'ossigenazione poi, tra l'altro, ha dei vantaggi per quanto riguarda i nostri muscoli, che hanno una capacità prestativa migliore, il nostro sistema cardiocircolatorio, quindi migliore ossigenazione porta chiaramente non solo a un miglioramento prestativo, ma anche sicuramente a dei vantaggi dal punto di vista clinico. E non ultimo, lo dicevamo anche nella scheda, fa bene proprio al buon umore, fa bene al nostro atteggiamento, allo stato d'animo. Nella cromoterapia sappiamo che ci sono dei colori che sono chiaramente rilassanti, no? Il verde è rilassante, quindi la natura è piena di verde e quindi non fa altro che stimolare la produzione di quelle sostanze che abbiamo sentito nella scheda, che sono la serotonina, la dopamina, e quindi questo si aggiunge all'altro effetto positivo dell'attività fisica, che è quella della produzione anche delle endorfine. Noi abbiamo visto un incremento enorme da parte delle persone che hanno cominciato a capire come attivandosi
pur facendo fatica, vengono fuori i cosiddetti dolori simpatici. Quali sono i dolori simpatici? Sono quei dolori che vengono dopo un'attività fisica abbastanza, diciamo così, impegnata. Non si sta parlando di attività intensa, si sta parlando della camminata impegnata. A passo sostenuto. Impegnata, non passare, diciamo così, andare per vetrine, per capirsi. Ma ecco, un'attività di questo genere, per un periodo di tempo che possa andare oltre i 20 minuti, mezz'ora, è in grado di stimolare nella nostra persona la produzione di sostanze che sono assolutamente, diciamo, favorevoli per quanto riguarda proprio il benessere. Sono appunto la serotonina, la dopamina, ma anche le famose endorfine, che sono delle sostanze in cui noi riduciamo tutte le sensazioni di dolore. Per quello, quando siamo stanchi, no, sentiamo tutti questi dolorini, ma per la prima volta i dolorini sono simpatici. Danno piacevolezza. Sono simpatici. Ecco. Lei fa riferimento spesso a attività fisica impegnata, attività fisica strutturata in qualche modo. Quindi mettiamo al bando la passeggiata per vetrine, ma dal passeggiare non si trae lo stesso del beneficio? Cioè cominciare tutti i giorni a dire mi concedo una passeggiata lungo il fiume, evito di fare appunto di prendere l'ascensore e fare le scale, vado a fare delle commissioni, lascio l'auto a casa, è giusto, fa bene. Assolutamente sì. No, sta parlando, il discorso di avere un'attivazione della nostra persona va bene a prescindere. Era per dire quando si vengono a produrre queste sostanze, che ci vuole una soglia, altrimenti va benissimo tutto. Anzi, uno dei miei amici più cari, che fanno il preparatore atletico, si è visto proprio come anche i nostri ragazzi, più che con le gambe, si spostano nel sedere. Cioè, delle ore oggigiorno, praticamente, gli spostamenti, anche quelli banali, che noi facevamo nella nostra infanzia per andare a scuola, che si andava a piedi, e si tornava a piedi, si andava al campo, si andava a piedi, oggigiorno tutti i ragazzi, per motivi vari, per motivi anche chiaramente legati a organizzativi alla società di oggi. Oggigiorno un ragazzino di 8 anni non lo puoi mandare a giro per conto suo, ci sono mille motivi per cui queste cose non si possono più fare, però questo come conseguenza porta a una riduzione dell'attività motoria di base, quella di cui noi abbiamo assolutamente bisogno e che, diciamo, una volta veniva fatto normalmente nella vita di tutti i giorni, anche nella vita quotidiana, la gente andava a prendere il pane, c'era il cosiddetto quartiere che aveva tutto nella zona, e che quindi anche le famose massaie non facevano altro che andare a piedi e si muovevano continuamente. Oggigiorno senza l'automobile spesso la spesa non si va neanche a fare. Però in tempo di Covid ci siamo scoperti tutti dei gran camminatori. Eh sì, e questo proprio perché effettivamente nei momenti che si poteva fare, in tempi di lockdown, tutti uscivano a fare la passeggiata. Se devo dire la verità, io dal mio punto di vista di medico dello sport, non ero molto, diciamo, contento né convinto di questa regola che dovevamo stare tutti dentro in casa, perché secondo me i benefici dell'attività fisica fatta in un certo modo, che comunque era consentita un'attività, per un periodo di tempo si doveva proprio neanche uscire di casa. Ecco, su questo secondo me fatta in una maniera migliore si poteva permettere anche l'attività all'aperto, diciamo, in maniera meno rigida. C'era da evitare però problemi più gravi. Certamente, però diciamo che dal punto di vista poi della ricaduta sulla salute generale è stata pesante. Però tanta gente che prima non camminava ha cominciato a farlo. Appena è stato possibile, questo chiaramente è stato un po' un boom, perché la gente ha capito quanto l'attività fisica porta dei vantaggi da tutti i punti di vista, sia motorio, sia dal punto di vista quindi dell'efficienza fisica, ma anche dal punto di vista psicologico. Te lo sai, Marilena, quanto è oggigiorno l'incremento delle malattie psichiatriche? Certo, ne abbiamo parlato anche qui in trasmissione. Allora, ora ci sono i dati più ufficiali di ora. Il 25% di malattie tipo la depressione di incremento, cioè uno su quattro, ragazzi, sta parlando di adolescenti, è depresso, e dal punto di vista dell'ansia e dello stress, uno su cinque,
quindi 26-27. La possibilità di ritornare a fare sport per i ragazzi è stata importante. Quasi raddoppiato rispetto al prima Covid, quindi è una cosa enorme. I ragazzi hanno subito moltissimo questa situazione in cui è scomparsa la socialità, è scomparsa l'attività fisica perché non si poteva più fare sport. E questo ha avuto una ricaduta enorme da questo punto di vista. Quindi l'attività fisica ha sicuramente dei grandi vantaggi, tra cui anche quello, per esempio, che quando si fa attività fisica si fa anche meno fatica, specialmente all'aperto, il fatto di farlo dove c'è in una condizione favorevole. Una condizione favorevole, per esempio, non so, sicuramente chi ha fatto un po' di palestra è andato a fare il tapis roulant, sa quanto è difficile psicologicamente camminare o correre. Tenere il passo davvero. Sì, mantenere anche la concentrazione, no? Mentre la stessa cosa fatta camminando all'aperto, ci sono mille stimoli, no? Quindi fa anche meno fatica uno a fare determinate cose, no? Ecco, su questo punto ci fermiamo per qualche secondo. Il dottor Magni resta con noi, anche voi restate con noi. Il benessere delle persone dipende anche dalla salute dell'udito. Non rinunciare alla gioia di sentire. Medica l'udito. Ci trovi in Viale della Repubblica 189 a Prato. Telefono 0574 58 42 31. Ecco, dottor Magni, qualche consiglio per chi, con la complicità della buona stagione, vuol cominciare a fare attività fisica? Camminare o qualcos'altro da fare all'aperto? Questa è una bella domanda, perché me la fanno spesso, no? Ed è una domanda che ha una risposta molto, molto semplice. È sbagliato eccedere nei carichi. Dobbiamo seguire le indicazioni del corpo e partendo dal poco. La cosa che consiglio sempre io è che quando si fa attività fisica si arrivi alla fine della sessione di lavoro, che può essere più o meno, con la voglia di rifarlo subito il giorno dopo. E non esausti. Non esausti. Il viso paonazzo, diciamo, di quello che ha voluto fare per forza, no? Perché magari uno si mette in testa di fare determinate cose che faceva magari 20 anni fa. E pretendere che il nostro corpo ce lo faccia rifare dopo 20 anni che uno non fa più nulla è assolutamente da sconsigliare. Invece no, hai detto bene te. Attività, diciamo, mirata, cominciare con la camminata. Per esempio, uno vuole fare un po' di corsa, non è indispensabile arrivare subito a fare 20 minuti o 30 minuti di corsa. Va benissimo cominciare a camminare, intervallando la camminata, 1-2 minuti di corsa, ma sempre con la voglia di arrivare in fondo, non stressati né psicologicamente e tantomeno fisicamente. Dobbiamo prestare attenzione alle calzature che indossiamo per non ritrovarci con il rischio di tendiniti? Assolutamente sì, ma non solamente alle calzature. Allora, per quanto riguarda la calzatura, dipende anche da chi hai davanti. Diciamo, veramente esistono delle calzature più protette ma meno prestative e delle calzature che invece devono essere mirate a chi ha qualche problema. Quindi è un argomento abbastanza complesso. Per esempio, chi comincia a camminare, bene abbia delle calzature ben, diciamo così, ammortizzate, in modo da evitare, diciamo, di avere dei sovraccarichi sulle piede. Quindi sulle più protezione. Più protezione. Però la prestazione chiaramente riduce. Se c'è invece qualcuno che ha già una base importante, la scarpa deve essere, diciamo così, più deve saltare da sola. Magari no, però sicuramente ha delle caratteristiche più sportive. Viceversa, esistono delle calzature che servono anche più per chi ha i piedi più pronato, più supinato, e anche in quel caso lì da poter valutare, nel caso per esempio ci siano dei piedi che hanno qualche problema, l'opportunità di mettere anche un plantare all'interno della scarpa. Ecco, quindi, il plantare è lo spauracchio delle calzature per le donne. Esatto, però quando si sta parlando di attività fisica, in realtà la scarpa da ginnastica permette di utilizzare una soletta personalizzata, quindi non sarà chiaramente da mettere con un tacco a spillo, però chi va a fare attività fisica si mette sempre un paio di scarpe da ginnastica nel quale si può eventualmente, nel caso in cui sia necessario, mettere anche una soletta. Ecco, diceva non solo le scarpe, ma anche l'abbigliamento, la canotta, la maglietta. Ecco, brava, questa è una domanda intelligente, perché io vedo delle situazioni veramente
incredibili, cioè praticamente gente che pur di dimagrire si mette sopra anche il cappotto d'estate con 35 gradi. Ecco, una cosa da sfatare assolutamente, non copriamoci per sudare troppo. Esatto, perché uno c'è questa falsa credenza che più sudo più perdo peso, no? Spesso la spinta dell'attività fisica è proprio quella di perdere peso, quindi allora che faccio? Mi metto su tre maglie, magari termiche e anche un K-Way, e così praticamente perdo peso. Certo, alla fine della sessione hai perso anche un paio di chili o tre di però è tutto sudore, tutto liquido, che poi riprendi automaticamente dopo appena ti sei reidratato. Quindi non ci sono vantaggi, anzi sono solo svantaggi che non merita fare. Questo chiaramente, quindi, nel caso ora che si stia andando nella buona stagione. Perché, a fare sport all'aperto, è chiaro. Esatto. Per cui, inverno, la felpa è opportuna. Esatto, qui si sta parlando ora di un periodo in cui si andrà con le temperature ora piacevoli e poi sempre più calde. Quindi magliette di cotone prevalentemente, fibre naturali delle delle maglie tecniche che hanno delle capacità di far traspirare bene la persona e mantenere, diciamo così, una termoregolazione buona. Ci sono poi per tutte le esigenze. Però, come ripeto, consideriamo che è molto pericoloso, ed è questa la cosa che bisogna che passi in questa situazione qua, cioè è molto pericoloso che non ci sia la capacità di traspirare, cioè di perdere calore. Noi, come ho detto, siamo macchine che produciamo calore e lo dobbiamo poter esportare. Quando specialmente d'estate c'è molto caldo fuori, è chiaro che diventa a volte pericoloso non poterlo esportare. Quindi se noi mettiamo troppa barriera, mettiamo in difficoltà il nostro corpo con delle possibilità anche di collassi al limite proprio delle cose. Quindi magliette, soprattutto più caldo è, più deve essere la maglietta, deve essere, diciamo così, traspirante. Immagino anche portare dei liquidi per reintegrarli. Questo d'estate, ma anche d'inverno, ripeto anche questo, molti mi chiedono qual è l'integratore più importante. Ecco, l'integratore più importante è l'acqua. Noi quando perdiamo, disidratiamo, perdiamo un 30% di capacità prestativa. Quindi voi capite bene che quando uno, per esempio, quando fa un'attività fisica che consuma tanta acqua e, come dicevo prima, magari perde tantissimo sudore, sappiate che perdete un 30% di capacità prestativa. Quindi dice, ma io ho bisogno di qualcosa che mi tiri su. Ecco, bevi a sufficienza, non dimentichiamoci che anche dopo l'attività fisica va reintegrata la quantità di liquido. Quindi anche rientrare a casa, si deve continuare a bere fino a che uno, magari questo noi lo facciamo naturalmente per gli atleti, vediamo quanto pesano prima e dopo, quindi si regola un pochino anche con quello per la quantità di reintegrazione, però bere sicuramente è una delle nostre esigenze più importanti. Addirittura bisogna stare attenti anche prima, in teoria bisogna bere un po' anche prima dell'attività fisica, ora sta parlando proprio di atleti. Per prepararsi, però anche lì bisogna stare attenti a non bere né troppo, perché sennò si stimola la diuresi e quello dopo 5 minuti che corre deve fermarsi. Quindi è tutta una regolazione, però bisogna sapere che è tutto un gioco di equilibri. L'equilibrio e l'armonia è sempre una parola magica. Bene, grazie delle sue buone ricette e grazie di essere stato con noi e del suo contributo. Grazie a te, Maria Elena, a presto. Arrivederci. Noi ci rivediamo tra poco, intanto pubblicità. È il momento dello spazio, la parola al farmacista con i professionisti di farmaco. Alla farmacia Fornacelle di Montemurlo incontriamo la dottoressa Simona Capuano che ci parlerà dell'igiene dentale. E poi spazio alla donazione di sangue al tempo del Covid e per la rubrica dedicata all'infanzia e all'adolescenza, anni verdi, i disturbi dell'attenzione e l'iperattività. Oggi parliamo di igiene orale.
Per rigenerare si intendono tutte quelle pratiche atte a mantenere pulita la bocca. La bocca è il primo ingresso del nostro organismo attraverso l'ambiente esterno e mantenerla pulita è fondamentale non solo per un discorso proprio di denti, ma perché attraverso la bocca possono penetrare nel nostro organismo tutta una serie di batteri patogeni. Le tre pratiche principali per rigenerare constano nel lavarsi i denti, utilizzare il filo interdentale e utilizzare un buon colluttorio. Lavarsi i denti sembra una cosa banale. Ci sono tanti tipi di spazzolini, ora sono molto utilizzati anche gli spazzolini elettrici che garantiscono effettivamente una pulizia dei denti più accurata, più approfondita. Però comunque lavarsi bene solamente i denti non è sufficiente perché la spazzolatura dei denti da sola riesce a rimuovere solamente un 25% dei batteri oltre che di residui di cibo. Successivamente allo spazzolamento dei denti, che deve avvenire generalmente sempre dall'alto verso il basso, è fondamentale usare il filo interdentale. Il filo interdentale è importantissimo perché riesce a rimuovere tutta la placca, il tartaro e i residui di cibo che lo spazzolino non riesce. Poi, una volta finito di usare il filo interdentale, viene completato tutta la pratica con un buon sciacquo, con un colluttorio a base generalmente di clorexidina. La scarsa igiene orale può andare incontro anche a dei seri problemi, proprio a livello di bocca. La cosa più banale è il sanguinamento e l'arrossamento delle gengive. Perché cosa succede? L'accumulo di residui di cibo, di placca e tartaro fanno sì che le gengive si gonfiano e si irritano e quindi incominciano a sanguinare, favorendo così anche l'ingresso di batteri. Appunto, se invece procediamo con una buona spazzolatura, il filo interdentale e il colluttorio, questo non avviene tanto. Specialmente poi quando si è in gravidanza, l'igiene orale deve risultare ancora più accurata perché le donne in gravidanza hanno gli ormoni che comunque le sottopongono a tutta una serie di, diciamo, sono un po' più delicate e più soggette ad infezioni, quindi loro dovrebbero dedicare ancora più tempo e cura all'igiene orale. L'igiene orale è importante anche in casi dove si ha una patologia che causa la bocca secca. Appunto, la bocca secca può essere dovuta a farmaci o a patologie o anche molto presente nelle persone anziane, dove la poca salivazione contribuisce al proliferare di batteri che possono causare appunto patologie e alitosi. Anche in questo caso esistono dei colluttori specifici, dei gel specifici e dei dentifrici che aiutano quasi a sostituire la poca salivazione presente in queste persone. Riassumendo, l'igiene orale è fondamentale per la salute dell'individuo in generale. Deve essere effettuata almeno 3 volte al giorno dopo i pasti e la pulizia deve essere accurata e profonda, così si riesce a prevenire anche l'alitosi. Quando venite in farmacia, chiedete al vostro farmacista il prodotto più adatto alle vostre esigenze, perché ne esistono davvero tante. E vi raccomandiamo di cambiare gli spazzolini almeno ogni 2 mesi. Restiamo ancora dentro i fatti che riguardano la nostra salute, parlando di donazione di sangue al tempo del Covid. Sono qui con Alessandro Gavagni, presidente provinciale Frates Misericordia di Prato. Buonasera. Buonasera, benvenuto in salute. Grazie. Dunque, donazione di sangue, ma carenza anche per alcuni gruppi sanguigni. C'è stato proprio un appello recentemente da parte di Frates, un invito alla donazione, la domenica particolarmente ci sono delle raccolte di sangue speciali. Ecco, com'è andata e come sta andando la donazione al tempo del Covid? Ma è stato un periodo difficile per tutti e quindi è stato difficile anche per quanto riguarda la raccolta di sangue. Però bisogna dire che la cittadinanza, i donatori hanno risposto in maniera positiva. Circa un mese fa abbiamo partecipato a un incontro che riguardava l'area vasta qui del centro della Toscana
E a fronte di una generalizzata diminuzione delle donazioni di sangue, la zona di Prato ha retto bene. Sostanzialmente non ci sono state perdite di donazioni rispetto agli anni precedenti, anche se effettivamente il periodo è stato difficile da Quindi questo l'animo punto di vista. generoso dei pratesi si è fatto sentire ancora una volta. Diciamo che i pratesi si sono comportati veramente bene. Se dobbiamo parlare in generale, dobbiamo dire che la cittadinanza pratese risponde sempre in maniera piuttosto buona quando ci sono gli appelli. Magari in queste circostanze arrivano anche dei personaggi che sono sollecitati appunto da situazioni come queste e che quindi si avvicinano per la prima volta a donare sangue e che casomai appunto in qualche modo aumentano quello che è il volume delle donazioni che ci Voi sono. avete fatto un'efficace campagna anche al tempo del Covid dicendo venite a donare sangue perché donare sangue è sicuro. In maniera assoluta, questa cosa noi l'abbiamo detta fin dal primo giorno, non perché la dovevamo dire, ma perché eravamo sicuri di quello che veniva detto e di quello che veniva fatto soprattutto. Al di là di quelle che sono state le normali attenzioni, quindi il gel per le mani, la temperatura, sono state messe in atto tutta una serie di situazioni legate proprio anche alla malattia in quanto tale, quindi chi aveva avuto il Covid doveva mantenere un periodo di 15 giorni prima di poter tornare a donare sangue, e quindi comunque diciamo sono state fatte tutta una serie di attività ben precise. In questo bisogna riconoscere, bisogna ringraziare anche i responsabili del centro trasfusionale, il dottor Antonio Crocco in prima battuta, Certo. il responsabile della sala trasfusioni Antonio Di Vittorio, tutto il personale sanitario che addirittura negli ultimi tempi ha addirittura, se possibile, migliorato l'accoglienza modificando il percorso di accesso dei donatori al centro, proprio per garantire quanto più possibile la salute del donatore e la sua integrità fisica nel momento della Quindi tutta donazione. una macchina organizzativa che si è messa in moto tutti insieme proprio per favorire ancor più la possibilità di accedere alle strutture per donare sangue. Assolutamente, è stato cambiato il percorso di accesso, sono state cambiate anche le procedure proprio di accesso, sono state migliorate perché noi dobbiamo sempre partire da un presupposto. Quando un donatore si avvicina a questa pratica, alla donazione del sangue, dobbiamo tenere presenti due cose. La prima è la salute del ricevente. Ovviamente chi riceve il nostro sangue deve essere sicuro che quello che riceve è sangue controllato, protetto, buono. Ma soprattutto noi dobbiamo tenere conto della salute del donatore, perché sarebbe veramente una cosa imperdonabile il chiamare le persone a compiere questo gesto e poi per qualche disattenzione o per qualche negligenza in qualche modo causargli un danno. Ecco, chi dona sangue poi controlla ancor meglio il proprio stato di salute. Assolutamente sì, perché chi dona sangue non fa soltanto il gesto della donazione, ma ne fa uno ancora molto più importante rivolto a se stesso, che è quello appunto di controllare la sua salute. Un donatore viene sistematicamente visitato dal medico, i risultati delle analisi del sangue vengono inviate a casa del donatore. Nel momento in cui si riscontrano delle situazioni che sono, come dire, necessarie di ulteriori approfondimenti, sicuramente il medico indirizzerà il donatore a fare questi approfondimenti. Quindi donare sangue è un modo per volersi bene anche. Vogliamo ricordare ai telespettatori chi può donare sangue, come lo si può donare? Certamente, allora, Sopra i 18 anni è possibile chiaramente, donare allora, sangue. donare sangue dobbiamo avere più di 18 anni, dobbiamo pesare più di 50 kg, dobbiamo avere uno stato di salute generale buono. Buono. Non dobbiamo banalizzare la donazione del sangue, quindi tutte quelle operazioni che vengono fatte prima di controllo sono necessarie proprio per tutelare la salute del donatore. Ma fino a che età si può donare il Si può sangue? donare fino a 65 anni il sangue intero, mentre i donatori di plasma si fermano un po' prima, si fermano a 60 anni. Fatto
fra una donazione e l'altra devono esserci 90 giorni di stacco e comunque nel momento in cui uno si appresta a fare questo gesto, troverà il personale che gli dà tutte le indicazioni legato a eventuali attività che può avere svolto, a attività a cui in qualche modo si è dovuto sottoporre, che un tatuaggio, il dentista, piuttosto che altre cose, vengono tutelate e vengono monitorizzate e verificate ogni volta che il donatore si appresta a fare la sua donazione. Ecco, voi avete lavorato moltissimo, quando intendo lavorato moltissimo, sensibilizzato, voglio dire moltissimo, i giovani e anche le comunità straniere presenti sul nostro territorio. Sì, perché è importante che tutti abbiano la percezione che donare sangue è un qualche cosa che riguarda tutti. Nessuno di noi può fare ragionamenti del tipo ma la cosa a me non interessa, tanto a me non succederà mai di averne bisogno. Quindi bisogna in qualche modo sensibilizzare tutti quelli che sono gli abitanti di un certo territorio, tutta la comunità si deve sentire compresa in questo ragionamento, indipendentemente da quella che è l'attività che svolge, attività lavorativa che svolge, da quelle che sono, diciamo così, i credi politici, piuttosto che il fatto che uno sia cattolico, musulmano. Io insisto sempre da questo punto di vista. Nessuno di noi si dovrebbe tirare indietro nel momento in cui c'è da fare un'attività di questo genere, perché oggi le esigenze sono aumentate tantissimo da questo punto di vista. Ha avuto successo quindi questa campagna, questa sensibilizzazione? Avete visto un cambiamento su questo fronte? Abbiamo notato che ci sono molte più persone che rispondono a questa chiamata. Però purtroppo dobbiamo anche annotare che dopo la prima donazione abbiamo diverse persone che non si ripresentano. Lo dicevo prima, non bisogna banalizzare la donazione del sangue. Può capitare quindi che qualche volta ci possa essere un piccolo malore o un piccolo svenimento dopo che uno ha fatto la donazione del sangue. Se il donatore è un donatore di vecchia data, riesce a gestire queste situazioni. Sa di cosa si tratta. Se il donatore è un nuovo donatore, che magari è la prima o la seconda volta che si avvicina a questa pratica, magari si impaurisce e non riesce più a trovare, come dire, la forza, lo stimolo, lo spunto per potersi ripresentare. È un peccato. Noi l'anno scorso, soltanto noi come Fratres, per esempio, abbiamo, come dire, contattato, siamo riusciti a portare 200 nuovi donatori di sangue. Un buon risultato al tempo del È Covid. È un buon risultato, soprattutto se si considera appunto che ci sono tutta una serie di difficoltà. È un buon risultato che però viene mitigato, fra virgolette, dal fatto che di questi almeno un 20-30% non si ripresenterà più, perché probabilmente ha avuto delle sensazioni negative nel momento in cui ha fatto la donazione. Quello che noi possiamo dire è che bisogna insistere, diciamo, da questo punto di vista. Proprio in questi giorni avete lanciato degli appelli per donare sangue di certi gruppi sanguigni, si ripresenta, ecco, regolarmente questo. Per alcuni gruppi sanguigni c'è più carenza. Ci sono alcuni gruppi sanguigni che sono sicuramente più carenti e sono quelli più rari, ovviamente. Ci sono alcuni gruppi sanguigni che vengono maggiormente utilizzati perché possono essere distribuiti a donatori, diciamo, in quantità maggiore. Ma la cosa che come dire, interessa di più in questi casi è appunto quella di andare a donare, indipendentemente da quello che è il gruppo sanguigno che uno ha. In questi giorni, come sempre peraltro, i donatori, ma anche i non donatori, possono controllare quello che è il meteo del sangue, cioè la disponibilità del sangue, collegandosi con un sito a disposizione di tutti. Qual è il sito? Che è il sito del Centro Regionale Sangue della Toscana, crstoscana.it, nel quale la prima videata che esce appunto è un'immagine nel quale ci sono una serie di gocce di sangue con vari colori, il bianco va bene, il verde va bene, e quindi poter rispondere all'appello, un po' meno, il rosso e il nero sono da evitare. In quel caso, anche se noi non li abbiamo chiamati,
loro si possono presentare e possono fare la loro donazione. Ricordiamo questo, la Fratres in qualche modo aiuta i donatori nelle giornate un attimino così forse più difficili dal punto di vista della donazione, che sono la domenica, perché la gente magari la domenica è abituata. Vogliamo ricordare che domenica proprio ci sarà una donazione di sangue, per esempio, noi abbiamo domenica 10 aprile alla Misericordia in via Galcianese. In via Galcianese, alla Misericordia di Prato in via Galcianese, dalle 7 di mattina, previo appuntamento, sempre per la questione della sicurezza del distanziamento, previo appuntamento è possibile fare la donazione. Quindi dalle 7.30 alle 11. Dalle 7 alle 11, ma tutti i giorni ci possiamo presentare al centro trasfusionale, dove ci sono i volontari della Fratres, dell'Avis, della Fidas, che accolgono i donatori, gli danno tutte le informazioni e li accompagnano. E anche all'ospedale Santo Stefano di Prato. All'ospedale Santo Stefano di Prato, tutte le mattine dalle 7.30 in poi. Tutti i giorni feriali. Tutti i giorni feriali e la prima e la terza domenica del mese. Voi vi state preparando, fra qualche mese c'è il grande appuntamento con la giornata della donazione di sangue, quindi ci rincontreremo in vista di questa giornata. Io intanto ringrazio Gavagni di essere stato con noi e del suo contributo. Grazie a voi della disponibilità e del tempo che ci dedicate. Grazie. Grazie. Entriamo ora nella rubrica Anni Verdi dedicata all'infanzia e all'adolescenza e per questo sono collegata con il dottor Giovanni Squitieri, psicologo e psicoterapeuta, specialista in neuropsicologia dell'età evolutiva, per parlare dei disturbi dell'attenzione e dell'iperattività. Buonasera dottore, benvenuta in salute. Buonasera a tutti. Dunque, che cos'è il disturbo da deficit d'attenzione? Si tratta di un disturbo di origine neurobiologica che, come il nome stesso lascia già intuire, è una difficoltà che potremmo definire un discontrollo delle capacità di tenuta dell'attenzione e del comportamento. Si tratta di una difficoltà che porta i bambini e i ragazzi ad avere a faticare molto, talvolta appunto nella maggior parte dei casi a non riuscire a tenere l'attenzione per un periodo sostenuto nel tempo e molto spesso anche a un controllo del proprio comportamento che si traduce poi, per chi può osservare questi bambini, nell'impulsività, nella risposta e nel comportamento stesso. Il termine stesso, la definizione stessa ci orienta proprio su questi due nuclei che sono la disattenzione e l'iperattività e la prima si manifesta proprio con una difficoltà anche nel portare a compimento i compiti che sono stati assegnati, nella difficoltà a organizzare e pianificare le attività, nella facile distraibilità quando si rivolge loro un comando, una richiesta o si dà un'indicazione. Nell'ambito più dell'iperattività si denota proprio una difficoltà a rimanere seduti, composti per tempi adeguati. C'è spesso la difficoltà nel riuscire anche a rispettare il proprio turno all'interno di una conversazione. Spesso le persone con ADHD hanno difficoltà nell'aspettare il proprio turno, tendono a parlare molto, a parlare sopra le altre persone. Appunto io ho utilizzato il termine ADHD. Stavo proprio per chiederglielo, appunto, che è l'acronimo della parola inglese per identificare appunto il deficit dell'attenzione e l'iperattività. Sì, è l'acronimo inglese sostanzialmente che appunto indica questo tipo di difficoltà, questo tipo di disturbo. C'è da dire che, e questo mi preme molto sottolinearlo e cogliere l'occasione in questo collegamento, che non è che è sufficiente vedere in un bambino una irrequietezza, una vivacità più accentuata o una difficoltà a rimanere più attenti. Sappiamo bene come siano caratteristiche tipiche dell'infanzia di per sé. Ecco, dottore, qual è il confine tra un bambino vivace e uno invece iperattivo, tra un bambino distratto e un bambino che ha deficit d'attenzione? Allora,
ci orienta tantissimo, credo, come pochi altri disturbi anche del neurosviluppo. È fondamentale ricostruire la storia dei bambini, quella che tecnicamente si chiama l'anamnesi, perché noi abbiamo dei criteri, sebbene non esista un protocollo per poter diagnosticare un deficit dell'attenzione e dell'iperattività, però si riesce a disambiguare nella situazione che mi segnalava lei, anche e soprattutto andando ad individuare un esordio precoce nella vita dei bambini. Cioè, vale a dire, fin da piccolini sono bambini che, da molto piccoli, sono bambini che ad esempio fanno fatica a rimanere all'interno, che ne so, dell'ovetto o del seggiolone, a tavola o nell'auto. Sono bambini che fanno fatica nell'organizzare il ritmo sonnoveglia già da molto piccoli. Poi, quando inizia la deambulazione, quindi cominciano a camminare, l'irrequietezza, l'iperattività la si vede in maniera più accentuata. Ma quali sono le cause? Sono cause di natura genetica, ereditaria, oppure che si sviluppano nel tempo, dopo la nascita? Le cause certe, non ci sono, come spesso in questo tipo di disturbo. Le più accreditate, poi quelle che rileviamo anche noi appunto in questa ricostruzione della storia dei bambini, sono sicuramente una familiarità, cioè quindi un'ereditarietà, ovvero genitori con dei tratti che hanno avuto o hanno dei tratti di particolare difficoltà sul piano dell'attenzione o dell'irrequietezza. È più probabile che trasmettano ai propri figli una non certezza, ma una maggiore predisposizione ad andare un po' in questa direzione, con una manifestazione che non segue delle regole, nel senso che può manifestarsi con un'entità assolutamente variabile. Ma ci sono anche fattori quali un basso peso alla nascita o criticità perinatali, quindi comunque legate al momento proprio del parto e della nascita, così come anche l'assunzione di tabacco o alcol o in situazioni anche un po' più complesse di stupefacenti durante la gravidanza da parte della madre. Per trovare dei correttivi a questo tipo di problematiche è necessario ricorrere a delle terapie farmacologiche o basta ed è assolutamente importante una terapia psicologica? Sicuramente uno degli interventi più efficaci è quello di tipo multimodale, cioè vale a dire che possa prevedere sia l'una che l'altra. C'è da dire che l'intervento di tipo farmacologico, diciamo che tendenzialmente si utilizza nelle situazioni un po' più di grave e complessa entità, perché l'aspetto, uno degli interventi che in realtà comporta dei benefici più a lungo termine è anche proprio quello di tipo terapeutico, cognitivo-comportamentale nello specifico. Ma perché questo? Soprattutto perché intervenendo su quello che tecnicamente si chiama il contesto di vita del bambino, ovvero la famiglia e la scuola prevalentemente, si riesce a rendere più partecipi e consapevoli anche coloro che vivono intorno al bambino circa le criticità comportamentali attentive dei bambini e soprattutto su quali strategie poter mettere in atto per far sì che ci sia un'estinzione, una riduzione di quel comportamento problema in bambini che, e questo ci tengo sempre a sottolinearlo, avendo queste criticità indipendentemente dalla loro volontà, spesso, e i genitori che incontriamo quotidianamente, ne sono conferma, non rispondono alle normali o più diffuse regole psicopedagogiche che un genitore o educative che un genitore può attuare. Sfuggono un po' appunto nella risposta a questo tipo di regole o di indicazioni che arrivano appunto dalla famiglia, così come anche a scuola. Ecco, lei faceva riferimento e lo sta facendo ancora alla scuola, ci vuole una particolare alleanza fra le famiglie e la scuola per poter poi arrivare a delle soluzioni appropriate.
Certo, intanto anche perché per definizione si tratta di una difficoltà che non è specifica di un ambito, anzi, per definizione non deve essere specifica e manifestarsi solo in un ambito di vita del bambino. Per definizione deve presentarsi magari variata e con un'entità leggermente modificata, sia a casa che a scuola, sia agli allenamenti di sportivi, eccetera. E effettivamente questo legame, questa rete di collaborazione, di intenti è di fondamentale importanza. La scuola ha tra le varie possibilità anche le indicazioni che derivano e che vengono dalle varie circolari che sono state emanate dal Ministero dell'Istruzione, dove non solo si spiega di che cosa si tratta, ma già vengono date suggerimenti e strategie che vanno da come poter organizzare un'aula fisicamente fino a quali strategie poter utilizzare con i bambini che presentano queste difficoltà. Per esempio, è facile intuire come il tempo e il prolungamento delle attività nel tempo sia il peggior nemico dei bambini e dei ragazzi che hanno questo profilo di funzionamento. E pertanto una strategia tanto semplice quanto veramente efficace, tra le varie, può essere proprio quella di frazionare le attività, dare dei momenti di ristoro in cui i bambini riescono a staccarsi da quell'attività che stanno svolgendo per, in un certo senso, ricaricare un po' le energie. Di Bene. certo, una cosa veramente controproducente è sottolineare la difficoltà che hanno i bambini, quindi dire a un bambino con un deficit attenzione e iperattività, stai attento e stai seduto, ovviamente non solo non risolve il problema, ma può anche aumentare un po' Rischia questa dipendenza e d'aggravarlo. preoccupazione. Grazie al dottor Squittieri del suo contributo e Grazie a arrivederci. voi. Arrivederci, grazie. Prima in farmacia ci è stato insegnato come prenderci cura della nostra igiene orale. E ora continuiamo a parlare del nostro e del vostro sorriso con l'odontoiatra e implantologo, dottor Cesare Paoleschi. Ciao Marilena, grazie dell'invito. Vorrei riprendere allora questa volta l'argomento degli impianti zigomatici. Cosa sono questi impianti zigomatici? Allora, l'impianto zigomatico è uno dei presidi che il chirurgo orale ha per ripristinare una dentatura fissa nel mascellare, viene usato nei casi di grave atrofia. È una tecnica molto interessante, io la eseguo personalmente da 9 anni, quindi è una tecnica che conosco molto bene e va usata dopo un'attenta valutazione del paziente, quindi il paziente viene esaminato prima da un punto di vista di salute generale, poi viene esaminato da un punto di vista di salute specifico del distretto, in particolare se ci sono infezioni nel processo alveolare, e soprattutto se ci sono infezioni nei seni mascellari. Se ci sono infezioni nei seni mascellari vanno curate con l'ausilio di un professionista che è il dottore in otorinolaringoiatria. Quando poi abbiamo una situazione di salute, valuteremo la tipologia di intervento che noi facciamo. Gli impianti zigomatici vanno usati esclusivamente quando non ci sono alternative. A volte vengono usati solo impianti zigomatici perché il processo alveolare è praticamente inesistente e sono, come si vede in questo caso, impianti che vengono inseriti più in alto e più indietro nell'arco zigomatico. Però attenzione, non è una scorciatoia, gli impianti zigomatici vanno usati solo nei casi in cui non è possibile utilizzare metodiche più semplici. Le cose più semplici sono sempre la prima scelta nell'algoritmo decisionale del chirurgo. Quando non ci sono proprio alternative, utilizziamo una tecnica un po' più speciale, che è l'uso di questi impianti zigomatici che nelle mie mani viene eseguito in sala operatoria. Quindi non viene più eseguito nello studio dentistico, ma viene eseguito in un ambiente più protetto, dove il paziente ha un'anestesia generale che ci permette di avere una visione del campo chirurgico molto più
ampia e molto più sicura, perché possiamo gestire molto bene la situazione. Come si vede in questo caso, qui abbiamo messo 4 impianti zigomatici in un processo alveolare praticamente inesistente, questo è un caso di ben 9 anni fa, dove poi abbiamo avuto una ottima risposta con un paziente che da ormai tanti anni mastica, sorride ed è molto contento del lavoro eseguito. Dico questo però con molta attenzione, perché a volte il paziente viene e ci chiede: guardi, io vorrei gli impianti zigomatici. Noi dobbiamo sempre fare la cosa meno aggressiva. Ecco, per esempio in questo caso abbiamo messo 4 impianti, di cui 3 normali, 3 impianti normali, ma un solo impianto zigomatico dove il processo alveolare era totalmente assente. Ecco, questo io credo sia l'impiego più corretto per gestire questi casi. Anche in questo caso, in entrambi i casi abbiamo utilizzato la procedura del carico immediato. Cosa significa il carico immediato? Che questi impianti vengono solidarizzati e utilizzati subito per fare la nuova dentatura. Quindi il paziente non deve aspettare 6 mesi, 8 mesi, un anno. Quindi è una tecnica difficile, è una tecnica che va usata con un ambito polispecialistico, è una tecnica che va molto bene se usata in queste condizioni e risolve problemi che fino a 10 anni fa erano irrisolvibili. O meglio, si potevano eseguire innesti prelevati da varie parti del corpo o dalla banca dell'osso per fare degli innesti e vedere poi dopo un anno senza neanche un provvisorio, un anno in cui non si ha niente, per vedere dopo un anno se le cose erano integrate e si potevano utilizzare impianti. Invece in questo modo noi non ricostruiamo il processo alveolare, ma utilizziamo nuovi sostegni per dare subito un nuovo sorriso. Quindi usato nel modo giusto è una tecnica straordinaria, complessa, ma che ci permette di dare la risposta giusta a una domanda importante di un benessere nuovo per un paziente che da tanti anni ha una protesi mobile che neanche ci sta più perché non ha più il processo alveolare. Quindi in questi casi ben selezionati, dopo un lavoro di squadra, dopo una progettazione attenta, prechirurgica e un'esecuzione durante la chirurgia e dopo la chirurgia molto precisa di tutte le fasi, abbiamo un risultato che veramente, come professionista che lavora ormai da quasi 40 anni, mi rende molto felice e molto orgoglioso. Ultimo appuntamento di puntata, la salute viene mangiando. Tra pochi giorni, una decina di giorni da calendario, sarà Pasqua e torna il tradizionale appuntamento con il pranzo della Pasqua, appunto. Per parlare di questo, fra tradizione e buona cucina, chi meglio di Marzia Morganti Tempestini, giornalista enogastronomica? Buonasera, buonasera Marzia, benvenuta, un gradito ritorno. Buonasera. In salute. Buonasera a tutti voi e ai telespettatori, grazie dell'invito. Dunque, tra poco appunto ci mettiamo a tavola per il tradizionale pranzo. Come sarà questo pranzo? Beh, il pranzo di Pasqua da sempre è all'insegna della freschezza, del rinnovamento e di tutto ciò che si sente, che porta novità, che porta vita. Questo è il vero significato del pranzo di Pasqua ed è ricco anche di significati simbolici legati alla religione, ovviamente. Ci sono delle zone in cui viene fatto la schiaccia di Pasqua, dove dentro ci sono le uova e il formaggio, oppure ci sono altre zone d'Italia, ma direi che è quasi sempre diffusa l'utilizzo dell'agnello, che è un gesto tra virgolette sacrificale legato proprio alle divinità, non solo quelle cristiane ma anche pagane. Quindi oggi noi viviamo in un tempo in cui ovviamente abbiamo rispetto anche per la vita degli animali e c'è una coscienza diversa nei confronti dell'utilizzo di certe pietanze a tavola, però l'agnello, i capretti sono sempre stati ben augurali.
E quindi la Pasqua, che è un momento importantissimo per tutti noi cattolici, ma per molte religioni e per molte persone, è il momento della resurrezione. E in questo senso utilizziamo il cibo proprio per raccontare di questa resurrezione, di questa primavera. Quindi Pasqua carica di simbologia e il simbolo per eccellenza è appunto l'uovo. Come sì. Lo mangiamo l'uovo? Sodo oppure? Beh, allora, guarda, l'utilizzo dell'uovo durante il periodo primaverile della Pasqua si rifà ovviamente a tempi antichissimi. Innanzitutto l'uovo è proprio il simbolo della vita, lo rappresenta in tutto e per tutto, e non solo nella nostra religione e nella nostra civiltà. L'uovo lo troviamo, come detto poco fa, in tantissime preparazioni, cioè fai conto che nella schiaccia di Pasqua, che si utilizza moltissimo per esempio nella Toscana del Sud e in tante altre regioni, l'uovo fa parte, è dentro, viene messo proprio dentro, cotto, non si usa solo per impastare e per legare, ma si usa proprio per mettere un simbolo dentro questa schiaccia. Quindi viene usato ovviamente sodo, e viene usato anche nel brodo, viene sminuzzato anche nel brodo per fare tipo una stracciatella, tant'è che a Prato, come certo. diceva Umberto Mannucci, un grande storico appassionato certo. di tradizioni pratesi, che è scomparso, che però ha lasciato tantissime testimonianze, per Pasqua i pratesi mangiavano il riso in brodo con l'uovo. E questo nel riso con l'uovo ci sono veramente dei significati importanti. Intanto il riso è un seme, quindi si rinasce, e l'uovo è il segno della vita. Quindi mangiare un riso in brodo con l'uovo, era sicuro l'uovo in quel caso anche benedetto, è sicuramente un gesto molto molto religioso e propiziatorio. È chiaro che l'uovo si mangia soprattutto sodo e poi deve essere benedetto, perché la tradizione, non solo la tradizione contadina, ma la tradizione in generale, vuole che la sera del Sabato Santo, quando andiamo alla messa di mezzanotte, portiamo il nostro cestino con dentro le uova sode che facciamo benedire, e vengano utilizzate innanzitutto la mattina a colazione. Almeno un tempo questa abitudine nelle tradizione famiglie, contadina nelle campagne, ma anche in città, a Prato certo. veniva proprio celebrato una sorta di iniziazione della primavera e della resurrezione. Quindi si iniziava la mattina facendo colazione con l'uovo benedetto la sera prima alla messa, accompagnato da dei salumi, dal pane, eccetera, e doveva essere accompagnato dal Padre Nostro e da una benedizione. A farlo era solitamente il capofamiglia. Quindi sono momenti che incensano tutti comunque un momento di rinascita, di ripartenza e di fiducia, e credo che questa Pasqua noi la dobbiamo proprio vivere in questo senso. Dobbiamo ripartire dopo 2 anni di grande tristezza con la pandemia, e dobbiamo avere fiducia in un futuro migliore di quello che stiamo vedendo in questi giorni. Ecco, la Pasqua, la Pasqua ci aiuta, e che le uova ci facciano compagnia. Certo, la Pasqua coincide con il risveglio della natura, con la primavera, anche di quello che troviamo nell'orto, e quindi anche è una tavola dove le verdure hanno spazio. Sì, assolutamente, perché dopo il lungo inverno, che un tempo era affrontato in modo diverso da quello che facciamo oggi con il supermercato accanto a casa, prodotti che arrivano da tutto il mondo, ma fino agli anni 60, metà anni 60, 70, quando la grande distribuzione, non mi stanco mai di dirlo, perché ha cambiato il nostro stile di vita, il nostro stile di avere prodotti in tavola. Un tempo, cioè, allora andavamo a cercare i radicchietti freschi in campagna, lo asparagino, tutte queste verdure che adesso si trovano in natura,
e che ci aiutano ad arricchire la tavola della Pasqua. Io vi consiglio, ad esempio, noi con il Club del Fornello abbiamo una ricetta che per noi è molto simbolica della primavera e si può utilizzare proprio per la Pasqua, ed è questo sformatino, questo flan di pecorino, che il pecorino, sapete, è proprio il pecorino fresco, è proprio il formaggio della primavera. La regia ci sta mandando la ricetta e gli ingredienti. Pecorino e salsa di baccelli sono un connubio perfetto, ma poi anche i piselli, gli asparagi. Certo, tutto quello che è verde, vedi, anche il colore ha la sua importanza sulla nostra tavola. Il verde è un colore propiziatorio, anche questo, come il rosso per Natale, che è il simbolo di vita, in primavera. Il verde in tavola ti porta a sperare e a vedere davanti a te appunto la rinascita e la primavera e l'estate che arriveranno. E quindi in tavola si abbonda anche con questi pisellini, con gli asparagi, con i radicchietti freschi, eccetera, e possono essere combinati appunto o in un flan o in uno sformato. E io insisto anche su questa tipologia di preparazioni, perché quando facciamo un pranzo di Pasqua, che siamo solitamente con parenti, amici, eccetera, abbiamo anche del tempo da dedicare ovviamente alla cucina, ma vogliamo stare anche con i nostri ospiti, e queste preparazioni ti aiutano perché le puoi fare, ci consentono di prepararle prima, ti organizzi bene, certo, diciamo. Si possono preparare prima, ecco. E per concludere il pranzo, uovo di cioccolato e colomba? Assolutamente sì, come per Natale abbiamo il panettone e pandoro. La tavola di oggi c'è la colomba, però questa è una tradizione moderna, tra virgolette, anche se la tradizione della preparazione della colomba, diciamo, è molto antica, addirittura si parla del 572, quando il re Alboino, insomma, fu accolto a Pavia per conquistare, era lì per conquistare questa città, in segno di pace la popolazione, un pasticcere, insomma, un fornaio di allora gli ha offerto questa colomba, e questa è una delle tante leggende che si narrano sulla nascita dell'utilizzo della colomba in questo periodo. In realtà esiste questo dolce da tantissimo tempo a Pavia, in Lombardia, ma la sua diffusione la dobbiamo ad un grande pasticcere, una grande azienda italiana, che è la Motta. Finché Motta non ha iniziato a produrre queste colombe e a distribuirle in Italia, la tradizione è rimasta legata proprio a quel territorio, alle famiglie di quel territorio. Invece poi si è così diffusa ed è veramente significativa, perché la colomba, anche questa, è un simbolo. Vedete, in ogni della Pasqua riusciamo sempre a trovare un segno simbolico. L'uovo è il significato della vita, della rinascita, la colomba lo stesso, si spera nella pace, quindi è un simbolo di pace, un simbolo forte oggi, lo stesso, ecco, la simbolo forte oggi più che mai, una storia ricca di culture antiche, perché l'uovo, pensate, già i persiani usavano questo prodotto per augurare, per essere ben augurale. E poi nel Settecento, diciamo, con Luigi 14 o 15, non vorrei sbagliarmi, 14, inizia l'enfasi nei confronti di questo prodotto, che viene fatto con il cioccolato, che allora era molto di moda. E poi nell'Ottocento scopriamo Fabergé, che fa queste uova, certo, bellissime, certo, questi gioielli, dove eleganti, dentro mette la sorpresa, sì, e nasce l'uovo. Poi sappiamo che la sorpresa dentro l'uovo già pare la mettessero i persiani. Bene, io, Marzia, ti ringrazio tanto per il tuo contributo di questo bel viaggio dentro la storia, dentro la tradizione, dentro la nostra Pasqua.
Grazie per essere grazie stata con noi e buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie, grazie davvero. Per stasera In Salute termina qui, grazie per aver scelto di stare con noi, voi intanto potete continuare a seguirci su www.tvprato.it e sui nostri canali social. Noi ci vediamo tra una settimana, In Salute. Questo programma è stato offerto da Farmacie Pharmacom, da sempre al vostro servizio.